possiamo dare inizio al nostro incontro ringraziando innanzitutto tutti voi che hanno accolto il nostro invito, che ha al centro la presentazione del libro di Angelo Biondi su gli ebrei e la Maremma e la comunità di Vigliano. Presentare un libro del genere in questi giorni senza istituire paradigmi o amplificare il discorso che ci porterebbe molto lontano nella storia drammatica che stiamo ancora vivendo, ha anche un significato di, ovviamente, partecipazione profonda alle sofferenze di tutti coloro che sono coinvolti questo terribile conflitto, in primo luogo di coloro che hanno subito un'aggressione che ricorda tempi, pensavamo, lontani e conforme, che pensavamo, sepolte dalla storia. Ma la storia, se poi non c'è niente, ci sono sempre rigurgiti, come si deve dire, una parola troppo semplificante, ritorni, ombre, che è importante studiare e approfondire. Questo volume è molto importante perché, pur incentrato in una comunità rigogliosa, molto energica, ricca, come quella ebraica di Vigliano, dà uno sguardo anche a un contesto, a un insieme di rapporti, eccetera, che chiedono ovviamente approfondimento, meditazione, è insomma un libro di storia che, come tutti i veri libri di storia, poi parlano al presente. A presentare quest'opera, e ringrazio ancora Angelo Biondi, saranno Anna Di Castro e Patrizia Turrini. Anna Di Castro è studiosa della comunità ebraica, ha molti titoli al suo attivo, non evoco, ma insomma è sicuramente una persona che in Basea abbiamo tante volte incontrata, conosciuta, abbiamo sempre parlato di queste persone, apprezzandone l'impegno e ringrazio di aver accolto il nostro invito. Patrizia ha una bibliografia sconfinata, come si sa, e continua, pur avendo formalmente cessato il rapporto nell'archivio, nella sua appassionata opera di ricerca su temi che riguardano in particolar modo la città, ma non solo, con un respiro scientifico che io tutti apprezziamo profondamente. Do quindi la parola a Anna Di Castro, ringraziandola ancora della sua presenza. Grazie. Colgo con piacere questo invito, tra l'altro non da studiosa esperta, ci tengo assolutamente a dirlo, mi occupo in qualche modo da molti anni del piccolo archivio della comunità ebraica di Siena, più in termini di così conservatore, divulgatore che non propriamente di studioso, però siamo qui oggi per un libro che come dire, sicuramente aggiunge un tassello a quello che è un lavoro di valorizzazione del patrimonio ebraico italiano, in particolare di questi territori di cui andiamo a parlare. Biondi, penso da decenni, dagli anni 60-70, ha dedicato molto della sua ricerca alla presenza ebraica nei territori della Maremma. Ci parla di Santa Fiora, di Vitigliano, di Sovana, di Solano, solo per citare i primi, diciamo, luoghi, se volete, più conosciuti, con i paesi e i villaggi che facevano parte dei loro territori, come luoghi che vennero a costituire, in quanto domini di importanti famiglie signorini come gli Orsini e gli Sforze, altrettante terre di rifugio, come aveva già suggerito nel 63 lo studioso Attilio Milano nella sua Storia degli ebrei in Italia. Rifugio
rifugio per le famiglie ebraiche che dopo il 1555 avrebbero dovuto essere rinchiuse nei ghetti di Roma e Ancona e successivamente in quelli di Firenze e Siena. Biondi, in questo suo nuovo libro, che è un po' una sintesi di tanti anni di ricerca, ci restituisce appunto una ricerca che documenta la presenza ebraica in questi territori, in realtà diciamo in un'epoca che precede ancora, perché il primo capitolo proprio parla degli ebrei nella Maremma dal 400, dei primi insediamenti in questa zona, attraversando poi chiaramente le vicende storiche, i secoli che portarono poi invece all'annessione di questi territori, di queste contee marchesate, in parte anche alla Ducato di Toscana, oppure come nel caso del Ducato di Castro, allo Stato della Chiesa. Noi sappiamo che l'istituzione dei ghetti, come hanno da tempo dimostrato diciamo gli storici, coincideva con il divieto fatto agli ebrei da parte dei poteri politici, fosse quello papale o del Medici nel caso di Gianluca di Toscana, di esercitare mestieri e professioni che li ponesse in contatto con i cristiani, di possedere terre e case e soprattutto di avere ruoli pubblici, quali quello di medico, amministratore, funzionario, notaio, avvocato, cioè quei ruoli che in qualche modo definissero una qualche partecipazione politica e forme di cittadinanza garantiti dall'adempimento di queste professioni. E i territori di cui noi parliamo, di cui si parla in questo libro, questi piccoli stati di cuscinetto, in qualche modo si avvalsero e trassero giovamento, possiamo dire, da queste interdizioni, accogliendo e invitando a insediarsi famiglie e comunità ebraiche che in questo modo vennero ad aumentare la presenza ebraica di questi territori. Una presenza che appunto Biondi ci documenta attraverso, tra l'altro, proprio il racconto, la presenza di spazi, di luoghi, che chiaramente se parliamo di Vitigliano parliamo di un territorio, insediamento di una comunità che ci ha lasciato, dove ancora oggi noi possiamo visitare un cimitero, la sinagoga e in altri luoghi, non è così, ma il libro è densissimo invece di testimonianze che sono frutto di un lavoro di, chiaramente, di ricerca d'archivio importante. Quindi il libro ci restituisce in qualche modo le vicende di famiglie che per secoli si dedicarono a svariate attività economiche, a mestieri più o meno redditizi, in grado di testimoniarci anche di una natura, come dire, socialmente composita di questi gruppi. Si parla molto dei banchi di prestito, ma in realtà, insomma, addentrandosi nelle pieghe del libro, viene fuori una ricchezza anche di attività, quindi tessitori, tintori, medici, prestatori di denaro, amministratori, anche vignaioli in qualche modo, no? Come proprietari, che qui, diciamo, in questi territori, prima delle chiusure nei ghetti, entrarono appunto queste famiglie a far parte della comunità locale, svolgendo ruoli quindi diversificati, senza che ci fosse un'opposizione da parte di quei poteri ecclesiastici che obbedienti, diciamo in questo caso più ai signori laici che a un potere, nel caso per esempio del Ducato di Castro, un potere pontificio comunque lontano piuttosto che a quello successivamente a quello granducale toscano, che, correggetemi se sbaglio, grandi studiosi e storici, identificato con Firenze e Siena, città comunque insomma conquistatrici, e in qualche modo separava e congiungeva la Toscana con questi stati del Papa. La politica favorevole a questi insediamenti non dipendeva, diciamo, da una speciale simpatia di questi signori per il mondo ebraico o per i valori, diciamo così, culturali e religiosi che l'ebraismo, e poi vedremo anche, il libro tra l'altro restituisce attraverso sempre la documentazione di una ricchezza anche culturale
che questa presenza porta. Ma per tornare a questo tema del perché di questi insediamenti, fu un'attenzione, e qui mi piace anche così un po' citare, se vogliamo, uno studioso, un medievista che personalmente mi ha insegnato molto negli ultimi anni con i suoi libri sugli ebrei nell'Italia medievale, ancora prima il libro La banca e il ghetto, una storia italiana, che è Giacomo Todeschini, che ha come dire, sottolineato quanto bisogna dal punto di vista metodologico guardare alla presenza ebraica in Italia, alla storia ebraica in Italia come parte della nostra storia, non come a un'altra faccia della medaglia. E ribadendo tra l'altro che appunto che questo favorire questi insediamenti fu un'attenzione in parte tipica delle signorie italiane medievali di quel periodo, che guardava le competenze professionali ebraiche anche per le risorse economiche che esse potevano rappresentare, diciamo, nei confronti di queste delle contee di piccole dimensioni, e favorendo quindi questa presenza. In tutto questo il libro di Biondi poi ci restituisce la storia della presenza di comunità religiose che in questo contesto si inseriscono, quindi con l'organizzazione della presenza di sinagoghe, di una pratica appunto religiosa che richiedeva di poter ottenere lo spazio per un uso cimiteriale, di seguire, diciamo, le pratiche religiose in queste terre. E, chiaramente è una storia che, vista quindi nella prospettiva più ampia della storia degli ebrei italiani e dei loro rapporti con la società maggioritaria cristiana, conferma in qualche modo questa relazione che vede nel corso dei secoli l'alternanza di periodi di buona convivenza fra ebrei e cristiani e di intolleranza, di accettazione e di segregazione, di espulsione, lì dove a volte invece gli ebrei sono riconosciuti in certi casi come cittadini da integrare. Qui l'autore ci, insomma, spero che, ma anche Patrizia, si soffermeranno sul caso di Santa Fiora, dove nel Settecento a un certo punto Santa Fiora viene presa in affitto, viene data in affitto a un ebreo, prima non mi ricordo se è un ebreo che era di Santa Fiora, ma poi a un ebreo senese. A Pitiglianese, sì, e poi invece anche a uno senese. Un altro aspetto molto importante appunto è quello che restituisce, diciamo, attraverso anche proprio il racconto di Pitigliano, perché il libro poi appunto si sofferma, è un libro denso, ricco, che richiede, come dire, una lettura approfondita, perché poi cita molte fonti, attraverso tutti la presenza ebraica nelle diverse appunto contee, la Sforzesca, l'Orsinea, il Ducato di Castro, ma poi arriva appunto a, si sofferma chiaramente su Pitigliano, e di Pitigliano appunto è importante ricordare anche, diciamo, quello che magari oggi può così non essere visibile per chi va in visita in quel posto, che comunque vive da molti anni, da quando la sinagoga è stata restaurata ed è stata creata questa associazione Piccola Gerusalemme, di una come dire, promozione culturale e turistica molto importante. Ma di questa presenza noi abbiamo come molto importante, per esempio, un'intera biblioteca di manoscritti ebraici, oggi conservata ormai da decenni a Roma presso la Biblioteca Nazionale dell'Ebraismo Italiano Milazzeri, una documentazione ricchissima di manoscritti ebraici. Questi ebrei si spostavano e portavano con loro
in qualche modo poi veniva anche restituita. Ecco, Pitigliano è tra l'altro, qui il libro si sofferma in particolare sugli ebrei a Pitigliano nel XIX e XX secolo, come comunità che soprattutto nell'Ottocento raccoglie diciamo, l'eredità delle presenze del territorio circostante, una comunità che appunto nel corso dell'Ottocento rappresentava dal punto di vista demografico, arrivava a rappresentare quasi un terzo 12% della popolazione, per capirci, nello stesso periodo anche la comunità ebraica di Siena, che Patrizia Turini ha studiato molto bene, aveva circa 400 ebrei solo su una popolazione di 20.000, e quindi Pitigliano è stata una comunità che, come dire, ha dato i natali a tutta una serie di figure su cui magari poi torniamo più avanti, molto significative per l'ebraismo italiano. Ne voglio ricordare solo una: Flaminio Servi, che è stato, come dire, un giornalista dell'Ottocento, che ha dato il via a uno dei primi grandi giornali dell'ebraismo italiano, il Vessillo Israelitico, oggi tutto online consultabile, ma che è stato una, come dire, nella pubblicistica di allora un testo molto importante, anche proprio sul racconto del mondo ebraico italiano nelle sue diverse sfaccettature. Io per ora mi fermo qua, perché vorrei, come dire, che magari ci addentrassimo un po' nel racconto del libro, e poi magari ci ritorniamo. Va bene? Prendo ora la parola a Patrizia Turini. Grazie a tutti. Allora, come diceva Anna Di Castro, oggi si può visitare a Pitigliano l'area dell'esghetto ebraico, al centro la sinagoga, costruita nel 1598, con i suoi stucchi, decori, epigrafi commemorativi in ebraico, latino, italiano, la tevalla, l'arca santa, il masonero. Un tempio quasi abbandonato alla metà del Novecento, addirittura in parte crollato, ora finalmente restaurato e ritornato magnifico, vicino i locali dell'Associazione Piccola Gerusalemme, di cui parlava Anna, che sta dietro all'attuale valorizzazione del passato ebraico di Pitigliano. Una serie di ambienti scavati nel tufo, il tufo di Pitigliano, mi sembra, no? Angelo, che sei di quella città. Si trovano il forno delle azime, il macello per la carne kasher, le cantine per lo squisito vino kasher, il bagno rituale e un museo. Tutti i segni di una lunga, assidua e importante presenza ebraica in questo angolo di Maremma. Fino a pochi anni fa la vulgata corrente faceva iniziare questa presenza alla metà del Cinquecento con la venuta del famoso medico Davide de Pomis al servizio del conte Niccolò IV Orsini, signore di quei luoghi. La vulgata ormai superata nella più recente bibliografia. L'insediamento degli ebrei a Pitigliano è stato infatti retrodatato alla prima metà del 400. In questo bel volume, edito da Effigì nel 2022, Angelo Biondi ha rintracciato, ha pubblicato una serie di documenti dove scrive che nel 1430 viveva a Pitigliano Abramo di Aleuccio con la sorella Perna, e che nella seconda metà del 400, al tempo della notevole crescita economica, correlata ai grandi lavori edilizi intrapresi dal conte Niccolò III Orsini, quindi siamo il predecessore dell'altro, vi risiedeva un gruppo abbastanza numeroso di ebrei provenienti dal Lazio e dall'Umbria. Meluccio di Mosè, che esercitava il prestito nel contempolo speziale, il medico Daniele, le loro mogli, i figli. Le informazioni su questo gruppo di ebrei sono state rintracciate da Angelo Biondi fra gli atti del notaio Luca di Bartolomeo da Pitigliano, conservati nell'archivio di Stato di Siena, nel fondo notarile antecosimiano. Questa è la capacità di Angelo, cioè non ha cercato solo nell'archivio della comunità ebraica di Pitigliano, ma è andato oltre, ha cercato l'archivio di Stato. Dopo vi dirò dove ha cercato, perché così
da archivista io posso lodare il suo lavoro da archivista. Da citare anche sicuramente la venuta nel 1556 al servizio di Niccolò IV, di questo famoso medico. Davide De Pomis era filosofo, letterato, era fuggito da Todi. A seguito del saccheggio perpetrato da alcuni fanatici locali, dopo il decreto anti-ebraico di Papa Paolo IV, De Pomis chiamava la contea Orsinea, degli Orsini, città rifugio. È bella questa parola, città rifugio. Queste notizie pubblicate permettono dunque di affermare che la comunità ebraica titiglianese ha avuto una durata superiore al mezzo millennio. Signori, non è poco, insomma, da un punto di vista storico. E soprattutto anche da un punto di vista ebraico, perché queste altre comunità, vediamo, si spengevano, si riaccendevano, sono molto più itineranti, diciamo, molto più mobili. I lavori recenti di alcuni studiosi e le capillari ricerche di Angelo consentono anche di rimuovere un altro luogo comune, quello cioè una comunità ebraica titiglianese quasi isolata nell'ampio territorio della Marimba, termine che nel libro si riferisce non solo al Grossetano, ma anche alla Marimba di Terbrise e a quella livornese. Questo è interessante perché stiamo parlando veramente di un'amplissima zona. Uno pensa che abbia fatto la Marimba Grossetana, ma lui arriva a tutta l'Alta Tuscia e poi arriva quasi vicino a Piombino, Scarlino e Scarlino. Allora, questo ci permette di ampliare conoscenze su altre comunità ebraiche di queste zone di confine fra Toscana, Lazio e Umbria. Diciamo dei nomi, tanto per piacere nostro: Sorano, Sovana, Castellottieri, Castro, Biancastagnaio, Santa Fiora, Proceno, Nano, Acquapendente, mettendo in luce una presenza ebraica molto più estesa rispetto a quella su cui si era scritto in passato, connotata però da alti e bassi, da abbandoni e ritorni, con notevoli diversità nel corso del tempo. C'è una bella bibliografia alla fine del volume, diciamo più che bibliografia, opere citate, che sono tantissime, e lui si riferisce per Pitigliano ai lavori di Roberto Salvatori e Giuseppe Celata, per i feudi di confine a quelli di Ariel Toas, per l'Alta Tuscia a Bonafede Mancini e per la zona dell'Amiata ai lavori di Lucio Nicolai. Inoltre c'è stato nel 2012 un convegno internazionale sulla presenza ebraica fra Granducato e Stato Pontificio, convegno in cui altri sono stati editi nel 2015, pur con alcuni limiti che Angelo Biondi ha segnalato. Questa ampia documentazione che lui presenta, parte era già edita nei suoi studi precedenti, parte però finora inedita e nuova, è nelle 434 pagine del libro e nelle 711 note che lo corredano, ed è stata rintracciata con un lavoro di grande pazienza e fatica, continuato per decenni, di cui io e la dottoressa Ceppari siamo stati in parte testimoni nella sala di studio dell'Archivio di Stato, ma ben oltre, negli archivi storici di ben 16 comuni, signori, da Acquapendente si va a Valentano, questo è l'ordine alfabetico, in 5 archivi diocesani. Questo, diciamo, è il punto che io mi sento di sottolineare, perché normalmente non si va a cercare la comunità ebraica negli archivi diocesani, invece è lì che va cercata, e quindi sono Acquapendente, Chiusi, Città della Pieve, Grosseto e Sovana, Pitigliano. La cura diocesi era di Sovana e poi diventata Pitigliano. In 6 archivi di Stato, di nuovo Firenze, Grosseto, Livorno, Roma, Siena e Viterbo, nell'archivio segreto vaticano e nell'archivio naturalmente della comunità israelitica di Pitigliano. Da archivista, seppure in pensione, voglio sottolineare questo enorme lavoro che ho visto più volte Angelo nella sala di studio dell'archivio di Stato di Siena consultare documenti dei più svariati fondi archivistici, intenti a raccogliere notizie o a seguire le tracce di un notario, di un nome, di un indizio, di un processo, di un matrimonio, di una condotta di banco, di un'attività commerciale, di una protesta accolta o respinta dalle autorità senesi, che Pitigliano era lo Stato di Siena.
o di un privilegio concesso o negato, il privilegio di non portare il segno, oppure lo dovevano portare, di stare nel ghetto, di stare liberi, in case liberi, di stare rinchiusi o no, talvolta anche di un atto di amicizia, oppure ai noi di un atto di fanatismo, purtroppo. Dopo la metà del Cinquecento, in conseguenza delle bolle papali, che le conoscono nel 1555-1569, molte comunità ebraiche dello Stato Pontificio scomparvero, così menzionarono. Così successe anche in Toscana con provvedimenti di Cosimo I de' Medici del 1570-71. Il duca, perché ancora non era, viene dopo il duca, ansioso di compiacere il Papa e di seguirne le direttive, ottenne così dal Pontefice il titolo di Granduca, questo è anche detto, dispose la concentrazione degli ebrei dello Stato fiorentino nel ghetto di Firenze e di quelli dello Stato senese nel ghetto di Siena. Nel ghetto di Siena ci arrivano nel 572-73 con un po' ritardo, perché se ci fu un po' di opposizione, insomma, è anche una prova. Tuttavia, nei feudi autonomi di confine, come vi diceva prima la dottoressa Di Castro, sopravvissero le comunità ebraiche già esistenti, che da allora addirittura si incrementarono gli arrivi degli ebrei espulsi dallo Stato Pontificio. Stato Pontificio si intende Lazio, ma anche Umbria, per cui venivano da tutte queste parti. Inoltre si formarono nuove comunità, anche consistenti. Il riferimento è la già citata Anna, Marchesato di Monte Sante Marie, il Marchesato di Monte San Savino, Contea di Vitigliano, Contea di Castellottieri, Contea di Santa Fiore, Ducato di Castro, Principato di Piombino, che comprendeva anche Scarlino. Eccettuata la nota e studiatissima comunità ebraica di Vitigliano, si tratta di una dozzina di comunità ebraiche, molte posteriori al 1570, fra finora quasi sconosciute, da qualche decennio finalmente studiate, molte portate alla ribalta proprio da lui, dal nostro amico, come si può vedere dalla bibliografia a suo nome pubblicata infine al volume. Due articoli sulla comunità ignorata, questo è il titolo, di Sorano, sono del 1979-80. Ero un ragazzo, da allora. Passando poi per gli studi sugli ebrei di Sovano, 1982, Castellottieri, Ducato di Castro, 85-93, Pian Castagnaro di Santa Fiore, 2000-2005-2006, Proscenio Lonano, 2008, Acqua Pendente, nel 2018, per giungere ai lavori proprio quelli più complessi su Pifiglia, che sono nel 2010 e nel 2019. Scusate. Il riferimento di documentazione demografica rintracciata abbastanza inedita, credo che sia inedita, fa ritenere dai primi del 600 questa popolazione ebraica in queste zone di confine ammontasse a circa 450 individui. Questo l'ha calcolato Giorgiotti. Pertanto il volume è senz'altro l'occasione di una grande sintesi di tanti studi da lui effettuati nel tempo. E si ha voluto finalmente mettere insieme una storia d'insieme sulle comunità ebraiche sorte nella Marina, tenendo comunque sempre al centro, come diceva anche Anna, quella di Pifigliano, iniziata come le altre, ma poi divenuta la principale grazie anche all'immigrazione dalle altre, via via che andavano esaurendosi o comunque contraendosi, specie attorno alla metà del 600. Possiamo vedere un attimo la struttura di questo, anche per invitarvi poi alla lettura e soprattutto alla consultazione, da chi dovrà studiare queste cose d'ora in avanti deve consultare questo libro, questo lo diamo per certo. L'indice analitico, fatto non solo per capitoli, ma fortunatamente anche per paragrafi, ci permette di muoversi abbastanza agevolmente fra le numerose località citate. Più difficile, e questo è l'unico neo che io trovo nel libro, mi sono detta, lo dici o non lo dici? Ma lo dico, nell'amicizia che ci contraddistingue lo dico. Reperire invece i nomi dei tanti personaggi, ma comprendere lo spazio di un indice per nomi non
non c'era, eravamo già a pagina 441-42 e quindi forse l'editore gli ha detto lo spazio per un indice dei nomi non c'è, però chiaramente con dati tantissimi nomi citati e l'estrema mobilità di questi personaggi, che li troviamo a Castro, poi li troviamo a Latera, poi li troviamo a Acquapendente, poi li troviamo che scavalcano di qua e sono a Sovana magari o a Castellottieri, quindi sarebbe stato utile un indice per noi. Al tema degli insegnamenti ebraici in Maremma è dedicato tutto il primo capitolo, suddiviso fra il 400 e la prima metà del 500. La diffusione di banchi di prestito in piccole e grandi comunità dell'Italia centro-settentrionale fa seguito a quel movimento migratorio che Attilio Milano ha chiamato la corrente ascendente dei prestatori romani. L'attività di prestito era infatti essenziale in una società agricola per i singoli e per le stesse comunità. Tuttavia il prestito era illecito, come tutti sanno, per i cristiani, perché considerato usura. Pertanto venivano ricercate e stabilite delle condotte con i prestatori ebrei, con patti stipulati a livello locale dai signori o dalle comunità. Molto apprezzati erano anche i medici ebrei, con più casi di presenza citati nel volume. Al tema dei feudi di confine tra il 1569, cioè le leggi anti-ebraiche del Papa, e la fine del Settecento è dedicato il secondo capitolo, dove si trovano notizie accuratissime sugli insediamenti ebraici nelle contee governate dagli Orsini, dagli Sforza, nel Ducato di Castro di Farnese, nella Signoria di Latere e Farnese del ramo cadetto della stessa famiglia, nel Marchesato di Piancastagnaio, nel Principato di Piombino, a cui si uniscono, e questo ce l'ha voluto dare anche se frammentarie, notizie sparse su Sovana, Grosseta, sulla zona della Mezza. La persistenza di feudi quasi indipendenti e addirittura il processo di rifeudalizzazione a cui si assiste nel periodo medicio dai primi del 600, qui non c'è spazio veramente, ma sarebbe un discorso ampio da affrontare il perché i medici hanno rifeudalizzato varie zone, lasciavano, specie nelle terre di confine, uno spazio di autonomia ai signori che potevano ignorare o almeno attenuare le disposizioni antiebraiche. Applicate invece rigorosamente nei territori dello Stato Pontificio e nel Ducato, col Granducato di Toscana. I signori erano interessati a proteggere gli ebrei, da cui così prendevano denaro in prestito con notevoli agevolazioni, e questo come va detto, non erano così buoni come potevano apparire, c'era anche un loro interesse. Questi motivi economici ci aggiunsero, vedi il caso dei Farnesi, ma anche degli Orsini e degli Sforza, tra di loro tutti imparentati, motivi di orgogliosa rivendicazione di autonomia dal papato. Noi non siamo, anche perché poi i papi cambiavano di famiglia e quindi c'erano delle opposizioni pazzesche nei confronti del nuovo papa, magari. Si trattava di una fascia di territorio abbastanza ampia, con feudi tra loro confinanti, dove gli ebrei si riversarono alla fine del Cinquecento, specie dopo la seconda espulsione dallo Stato Pontificio del 1593. Questi ebrei però mantennero la mobilità e l'itineranza che li contraddistingue nei secoli, alla ricerca sempre della condotta migliore, del banco migliore, del luogo dove commerciare con minori limitazioni, tenendo anche membri dello stesso nucleo familiare in più luoghi. C'hanno il banchiere qui a Sorano, a Castellottieri, e a Sovana è lo stesso, magari manda il cognato, manda il suocero, lo zio, cose del genere. Incoraggiati e chiamati a trasferirsi altrove da suoceri e parenti, sposavano una donna di Castro e si trasferivano in un caso di Castro, per dire, no? Da citare in particolare la politica dei principi di Piombino, prima Liappiano, poi Ludovisi, che favorivano in modo marcato la presenza di ebrei nel loro dominio, anche perché li stimavano come buoni lavoratori, buoni commercianti, come buoni anche artigiani, anche come artigiani. Eccezionale poi il caso del Marchesato di Piancastagnaio, infeudato dai Medici ai Bourbon del Monte. Questa infeudazione è del 1601, qui Emanuele Montebaroccia e Diodato Corcos furono annoverati fra i più ricchi del paese,
dall'auditore Bartolomeo Gherardini in visita ufficiale nel 1676, proprio li mette fra i maggiorenti del paese. Nel terzo capitolo sono riunite le notizie sull'organizzazione delle varie comunità e sui luoghi di culto, sui banchi di prestito, sui rapporti con le autorità civili ed ecclesiastiche, da sottolineare di nuovo le visite diocesane e apostoliche alle sinagoghe e le risoluzioni vescovili di alcune controversie. Se c'erano dei litigi, spesso andava davanti al vescovo a risolverli. E questi vescovi di queste diocesi abbastanza periferiche si manifestano quasi tutti molto, molto cauti, molto, molto, molto propensi a conciliare, insomma, si deve dire. I rapporti con la popolazione vengono seguiti alcuni casi, un caso di stregoneria di un'anziana ebrea di Figliano, tale Finizia di Conforto, è proprio il classico, anche se era ebrea, era proprio il classico della vescova strega, no? E quattro casi di conversione, questi sono molto interessanti, con tutte le controversie annesse, le famiglie che protestano, eccetera, dove le autorità ecclesiastiche si mostrano di nuovo cause, dobbiamo dire, nei confronti con la popolazione civile che dette a volte segni di fanatismo religioso. Infine alcuni accenni agli usi alla cultura, una cultura notevole nella parte ebraica, dove molti, quasi tutti gli uomini sapevano almeno leggere e scrivere, e dove anche le donne, un 40% di donne leggeva e scriveva, e dove c'erano queste biblioteche di cui parlava Anna, anche a livello familiare, non solo presso le comunità ma anche nelle famiglie, in certe famiglie praticamente. Nel quarto capitolo, ecco, è tutto dedicato a Pitigliano, a partire dal Settecento, quando con la scomparsa degli ultimi insediamenti ebraici sopravvissuti, quelli di Santa Fiore e Sorano, rimase la sola comunità di quell'ampia zona. Eccezionali ma comunque emblematici i casi delle contee di Santa Fiore e della Triana affittate agli intraprendenti israeliti pitiglianesi Salomone Serbi e suo nipote Samuele. Molti comunque anche casi di ebrei pitigliani che acquistarono terre, mulini e frantoi al tempo delle allivellazioni leopoldine. Erede dunque delle tante comunità di confine, la comunità ebraica pitiglianese aveva ottenuto migliori condizioni di vita che altrove ed ebbe rapporti per lo più buoni con la locale popolazione cristiana, con cui era abbastanza integrato. Esemplare l'episodio del 1799 di difesa degli ebrei da parte della popolazione cristiana che insorse contro le bande del Viva Maria, questo è notevolissimo. Questa comunità fu in ascesa costante dal periodo francese fino all'unità d'Italia. Nel secondo 800 e nel primo 900 funzionò poi, questo cito una parola di si scrive Biondi, da disseminazione di ebrei nel territorio della Marina Toscana e Laziale, senza però che si formassero nuove comunità, perché coloro che si spostavano per lavoro, per commercio e per studio, qui di nuovo Biondi segue le comunità diffusi degli ebrei nel Grossetano e nel Viterbese, rimanevano però legati a Pitigliano, facendovi il ritorno per le feste comandate o addirittura lasciandovi a vivere moglie. Da sottolineare anche i vari personaggi che ricoprirono cariche pubbliche, sindaci, assessori, non solo, non solo a Pitigliano, ma anche sindaco all'Aquila, si vede la dottoressa Ciaffari, è stato un sindaco di Rame, uno spizzichino, o ruoli di prestigio dopo l'unità d'Italia. Le leggi razziali del regime fascista, le persecuzioni nazifasciste, le fughe e le deportazioni nei lager, affrontate brevemente nel libro, lui si promette di affrontarle altrove, spiegano la scomparsa della comunità pitigliana dopo la seconda guerra mondiale. Certo, dico io, penso io, bisogna aggiungere anche grandi cambiamenti sociali, culturali, economici della società italiana, comprendendo i matrimoni misti e soprattutto il crescente laicismo che allontana ebrei e cristiani dal culto religioso. Anche se a Pitigliano nel 1990 si è provveduto a questo recupero e valorizzazione del patrimonio materiale e culturale della plurisecolare comunità ebraica, ma non è più presente una comunità ebraica. Nel capitolo quinto, quello che
chiude il volume, si trovano alcuni cenni ad emergenze architettoniche che si testimoniano in più luoghi della passata presenza di ebrei: ghetti, vie dedicate, cimiteri, anche in grotte, palazzi, fonti, cenni ad alcune tradizioni, specie di cucina, dolci come gli sprati, i corsetti, il bollo di Monte Sinai, cenni anche al gergo, al dialetto degli ebrei delle varie località. Qui al solaio il tuo mestiere, non so nulla. Infine sono riportate alcune leggende, bellissima quella su Pitigliano, che se ho 5 minuti ve la leggo, a conclusione di questa presentazione, e che dimostra l'amore della comunità ebraica locale per quello. Vuoi leggere te o leggo io? No. Leggo io. Eccola qua. Ci ho messo il finino. Secondo tale leggenda, in una certa notte, a una certa ora, illuminando certe finestre delle case di tufo, a picco sulle rupi dello straordinario scenario di Pitigliano, stando di fronte all'abitato dalla parte della chiesetta della Madonna delle Grazie, si poteva leggere uno spartito musicale, inserito in quello straordinario contesto, come se fosse una pagina scritta. E se si fosse suonato quello spartito, ne sarebbe scaturita una musica bellissima, dolcissima, straordinariamente seducente e ammaliatrice. Si diceva che gli antichi ebrei, sensibili alla musica, a cominciare da primi che arrivarono a Pitigliano, ne avessero scoperto il segreto, non si sa come, non si sa il perché. Per questo motivo, affascinati, erano rimasti per generazioni per così tanto tempo a Pitigliano, mantenendo celosamente il segreto e tramandandosi di generazione in generazione la conoscenza di questo evento straordinario e misterioso, senza rivelarlo a nessun altro. Ecco perché gli ebrei di Pitigliano, quando fu istituito il ghetto, vollero che fosse da quella parte della Ruga dove si verificava lo straordinario fenomeno, in modo da tenere sotto il loro controllo quelle finestre che dovevano essere illuminate in quella data notte e in quella data ora. Ma piano piano, con il passare dei secoli, la consapevolezza si è andata affievolendo, finché la modernità e i disastri delle ultime guerre hanno interrotto tra le generazioni degli ebrei pitiglianesi la trasmissione delle nozioni essenziali relative a questo avvenimento eccezionale. Così ora più nessuno conosce tale segreto, nessuno più sa in quale notte, a quale ora si verifica l'avvenimento e quali finestre devono essere illuminate, nessuno più conosce il meraviglioso spartito musicale che per tanto tempo aveva potuto sedurre gli israeliti, vincolandoli a fermarsi in questo luogo così a lungo. Grazie. Ringrazio intanto l'Accademia degli Intronati per l'ospitalità di questa sera, la signora Anna Di Castro e l'amica Patrizia Turini per la presentazione, direi molto esauriente, che è entrata proprio anche un po' nel vivo delle situazioni. Ecco, io tenendo conto degli avvenimenti di questi giorni, tenendo conto degli avvenimenti di questi giorni in Israele e di purtroppo presenze di rigurgito di antisemitismo, credo che parlare di Pitigliano, che è un esempio di convivenza nei secoli, possa essere in qualche modo di esempio e di conforto in un momento come questo. Ecco, tenendo conto di questo aspetto, vorrei rapidamente ripercorrere le tappe che hanno portato a Pitigliano alla convivenza esemplare tra ebrei e cristiani. Intanto, prima di tutto, la protezione da parte dei feudatari,
i quali, come ha detto Patrizia, spesso era per loro la protezione degli ebrei, era anche un modo per contrapporsi al potere costituito più consistente del papato o del granducato di Toscana. Ovviamente questo aspetto portava con sé l'atteggiamento dei governanti del territorio nominati dai granduchi. Anche se all'inizio, quando arrivarono i medici e ottennero, dopo un lungo tentativo diplomatico, la contea di Vitigliano, che per loro era strategica, con le sue fortezze poteva consolidare il confine meridionale del Granducato il più lontano, o non averle significava metterlo a repentaglio, all'inizio i medici furono molto duri nei confronti degli ebrei e istituirono i ghetti a Sorano nel 1619, a Vitigliano nel 1622. Ma ben presto da ex banchieri capirono bene qual era il ruolo che gli ebrei della contea svolgevano tra lo Stato Pontificio dal punto di vista commerciale e il porto di Livorno, e allora allargarono le maglie, e questo già modificò la situazione. Invece, nelle altre contee, il Ducato di Castro, Contea di Santa Fiora, Marchesato di Biancastagnaio, Contea Castellontieri, gli ebrei non hanno conosciuto il ghetto, non ci sono stati ghetti. Eccetto il caso di Santa Fiora, molto tardivamente, perché nel 1714 fu istituito il ghetto, quando ormai pochi decenni dopo la comunità è alla sua conclusione storica. Ecco, quindi questo è un aspetto, ma non ci furono solo questi aspetti. Il fatto che in questi feudi di confine gli ebrei potessero avere la possibilità di possedere beni, case e terre, cosa eccezionale per l'epoca, li metteva in diretto contatto con la popolazione cristiana. Più ancora, la possibilità di fare socine e mezzerie, la socina è il contratto per l'allevamento del bestiame, di solito l'ebreo forniva il capitale e il cristiano faceva di fatto l'allevamento con divisione a metà dei frutti. Le mezzerie invece riguardavano la semina dei cereali, e anche qui l'ebreo forniva il capitale e il cristiano lavorava il terreno comunque. Ma oltre a questo c'è anche qualche altro tipo di contratto. Gli ebrei riuscivano ad ottenere anche affitti e appalti, per esempio delle pizzicherie, ci sono vari casi. Si creava però un problema: l'ebreo non poteva utilizzare la carne di maiale e vendere la carne di maiale. Allora doveva portare con sé un socio cristiano per ovviare a questa situazione. C'è un esempio chiarissimo per Proceno, in cui addirittura viene inserito nei capitoli dell'appalto della pizzicheria il fatto che l'ebreo Angelo, si chiamava come me, non poteva per la sua religione tenere carne di maiale e di conseguenza non poteva essere nemmeno obbligato o perseguito per questo aspetto. Era il socio cristiano che sopperiva a questa situazione. Vedete, ci sono situazioni molto particolari, eccezionali, e questi sono gli aspetti che possono riguardare il contesto anche economico. Ma poi c'era il rapporto con le autorità ecclesiastiche, che ha già citato Patrizia Turrini. Di fatto, in questa situazione, il grosso delle comunità ebraiche, 8 su 12, quindi 2/3, facevano parte della diocesi di Sovana. E i vescovi di Sovana in realtà non sono molto ostili agli ebrei. Sì, devono rispondere alle costituzioni apostoliche che impedivano che i rapporti tra cristiani ed ebrei, ma non si preoccupano mai più di tanto e intervengono poco. Invece spesso intervengono
intervengono quando ci sono intemperanze da parte della popolazione cristiana. E sono proprio i vescovi, gli ebrei si rivolgono addirittura ai vescovi, e sono i vescovi a intervenire di fronte alla popolazione cristiana per impedire ulteriori difficoltà da parte, appunto, in certe circostanze, in certe situazioni. Ma oltre a ciò, la stessa cosa avviene anche per il clero. Il clero, cioè i sacerdoti, di solito andavano nelle botteghe degli ebrei, compravano, vendevano, ma affittavano agli ebrei anche beni e terreni di chiese, di confraternite, di benefici, e quindi il rapporto anche in questo senso era continuo. Ma si creavano addirittura situazioni veramente eccezionali. Pensate che alla metà del 600 l'arciprete di Sorano, che si chiamava Gianfrancesco Mandolini, Sorano ha una conformazione su un grosso sperone un po' a schiena d'asino, no? La canonica era sopra il ghetto ebraico. Allora, questo prete, questo arciprete, riceveva gli ebrei sotto tramite una botola, riceveva gli ebrei in canonica per giocare a carte. Quando questo non si dà accorto, era una cosa impensabile, no? Assolutamente. Quando il vescovo si accorse di questa situazione, immediatamente lo obbligò a murare la botola. Ecco, cose di questo tipo, proprio veramente siamo in situazioni eccezionalissime, direi. Così come l'appalto delle contee da parte di ebrei nel 700, gli ebrei quindiglianesi. L'appalto della contea non era solo un fatto economico, la contea aveva condizioni giurisdizionali, giuridiche, e l'appaltante, colui che appaltava la contea, prendeva con sé dei poteri che per un ebreo era fuori dal mondo che potesse avere verso i cristiani. Diventava, si trovava in una condizione di superiorità verso i cristiani, cosa inconcepibile. Infatti poco dopo succede il finimondo, perché ci sono lettere contro gli ebrei, tanto che il successore dopo il primo Salomone Servi aprì la strada poi a un senese, un ebreo senese, e il quale appaltò a sua volta la contea, aveva ancora più capacità economiche, ma poi prima della scadenza dovette lasciarla per tutto quello che comportava questa situazione. Però il fatto è veramente eccezionale, forse unico in Italia, perché sicuramente diventava una cosa straordinaria. Ecco, vorrei aggiungere che i rapporti tra gli ebrei cristiani, per esempio, passavano anche attraverso gli aspetti giuridici. Spesso erano gli ebrei in una lite che nominavano procuratori cristiani, o i cristiani che nominavano procuratori ebrei. Addirittura c'è un caso veramente straordinario, d'acqua pendente, che adesso l'ho trovato solo lì, che addirittura gli ebrei davano delle somme di denaro a tenere a famiglie cristiane, a cristiani amici, e anche se non si è potuto trovare il motivo, ma molto facile che fosse in relazione con l'obbligo, di restituirle addirittura su piazze diverse, per esempio, che so, Vieto, Todi, Pitigliano, Livorno, Siena, eccetera, eccetera. Questo fatto di restituirlo in piazze diverse fa pensare che si trattasse di uno dei tanti stratagemmi degli ebrei di fronte a possibili persecuzioni o cacciate, come avevano sperimentato e come accadeva, per esempio, nella prevalenza degli ebrei verso i gioielli come capitalizzazione. Perché? Perché se accadeva, i gioielli si portavano via velocemente un bene, le terre o
case o beni stabili, che erano già un'eccezione in questa zona, non si potevano portare via. Anzi, soprattutto nelle comunità del Ducato di Castro, accade che molto facilmente, con il prestito, potevano avere terreni che i debitori erano costretti a cedere, e l'ebreo molto rapidamente lo rivendeva a cristiani, proprio per evitare possibili situazioni, ma anche possibili conflitti. Vedete, c'è tutto un mondo, un meccanismo che si muove anche con astuzia, direi, con previsione di situazioni possibili negative. Ecco, io direi che di fronte a questa situazione è da sottolineare poi il fatto che le comunità ebraiche della zona rifluiscono man mano che si esauriscono su quella di Pirigliano, che ovviamente si ingrandisce numericamente, economicamente. Ma l'aumento degli ebrei a Pirigliano comporta che non c'entrano tutti nel ghetto, no? Allora a questo punto le autorità danno la possibilità di poter vivere fuori nel ghetto. La maggior parte degli ebrei compra o affitta case nei dintorni del ghetto, anche per stare insieme, per esempio, in modo positivo. Ma cosa succede? Che il ghetto a quel punto perde completamente la sua funzione di separazione. Diventa un quartiere tra i tanti a Pirigliano, dove vivevano e abitavano gli ebrei. Tant'è che ancora oggi a Pirigliano la via Zuccherelli è chiamata comunemente il ghetto. Nessuno a Pirigliano chiama via Zuccherelli. Dice, dove stai, al ghetto? Quindi anche questo comporta quindi una situazione che cambia completamente gli aspetti originari del ghetto, in questo senso. Ecco, tutto questo direi, ora io poi ci sarebbe a soffermarsi ancora più, ma insomma non voglio approfittare troppo della vostra pazienza. Ecco, però tutto questo che cosa comporta? Comporta che nel tempo si costruisce una solidarietà, una convivenza. Pensate che i sacerdoti poi, cioè addirittura ci sono sacerdoti che vanno a insegnare nelle case degli ebrei ai loro figli, cosa impensabile. Non solo, a Biancastagnaio e a Santa Fiora, i cristiani invitano gli ebrei nelle loro feste per balli o a mangiare insieme all'osteria. Addirittura il vescovo di Città della Pieve in certe circostanze scomunicò diversi cristiani, ma non ebbe effetto, le cose continuarono come prima. Tenevano balli cristiani, tenevano lavoratori cristiani, non coltivavano i terreni, li facevano lavorare ai cristiani, e tutto questo crea e si costruisce una convivenza che poi, diciamo, ha il suo momento massimo nel 1799, come è stato sottolineato, nel momento in cui a Pirigliano la popolazione cristiana insorge contro i dragoni del Viva Maria, addirittura ne uccide alcuni e altri sono costretti a dover essere imprigionati, e quando in tutte le altre zone, nello stesso momento, Senigallia, Lugo, anche Siena, purtroppo, sapete bene, accadono i cibi verso gli ebrei. Questo di Pirigliano è veramente un caso unico in controtendenza in Italia. E è chiaro che si cementò ancora più la convivenza tra cristiani ed ebrei, quella che fin dai tempi del medico Davide de Pomis, che chiamava la zona comunità di rifugio, si era rivelata veramente profetica sotto questo profilo. Ecco, tutto questo poi nell'Ottocento, anzi alla fine del Settecento, la politica dei granduchi aggiunge un altro tassello, cioè quello che permette per la prima volta agli ebrei di poter sedere nei consigli comunali, non nelle giunte, il magistrato dell'epoca,
ma nei consigli comunali 1785 e 1786 c'è già un consigliere vero a Pimigliano. Quindi, ecco. Come? Con licenzo, se per, sì, sì, per con i soldi. Per censo, certo, però voglio dire. No, anche allora, gli altri. Sì, sì, certo, fino allora non era consentito. Ecco, quindi nell'Ottocento poi è il momento di massima espansione della comunità ebraica, dall'unità d'Italia i matrimoni misti consolidano ancora e portano a una dichiarazione che vi leggo velocemente e che è un po' la sintesi della situazione del 1900. È un veterinario venuto da fuori, da Castagneto, a lavorare a Pitigliano e che nel periodo sotto il nuovo legge razziali fa in un giornale queste considerazioni, prendendosi poi un vero buffo dalle autorità fasciste, e dice, descrive un fenomeno che io osservo dal 1906, specialmente dal 1911, anno in cui mi sono stabilito a Pitigliano. Il fenomeno a cui è insensibile il pitiglianese apparisce immediatamente al forestiero che si intrattenga in Pitigliano, la unione tra ebrei e cristiani. Io dico che gli ebrei possono anche litigarsi con i cristiani, ma questo non rompe l'amicizia e l'unione tra cristiani ed ebrei. I cristiani ed ebrei vissero e vivono in buona armonia. In occasione di cerimonie, ebrei e cristiani mangiano insieme. I preti accompagnano i morti ebrei al cimitero e prendono anch'essi parte alle loro feste. Il rabbino appoggia i suoi omaggi al vescovo e gli ebrei danno i soldi per la facciata della cattedrale. In Pitigliano non ci sono più cristiani ebrei, c'è un incrocio cristiano-ebraico. Le due razze si sono mischiate, impastate. I fascisti. I fascisti, tu la buffa di quelli proprio. Però dà una sintesi, dà un'idea veramente dal vivo, perché lo viveva lui che veniva da fuori e che dice che gli italiani non se ne accorgono, perché per loro è naturale questo aspetto. E tant'è che nell'ultima guerra, purtroppo, paradossalmente, Pitigliano, che era stato luogo di convivenza pressoché esemplare, si trova di fronte a autorità fasciste venute da fuori che addirittura sono molto dure nei confronti. Perché le trovano così? Forse, anche se poi la popolazione dà esempi di non obbedire certamente a certe situazioni vessatorie. La comunità ebraica reagisce per esempio al divieto dei bambini andare a scuola organizzando una propria scuola e oltre a questo quando c'è il momento più duro con le persecuzioni naziste e l'invio nei campi di concentramento gli ebrei di Pitigliano e quelli pitiglianesi e non pitiglianesi rifluiti a Pitigliano da altre zone trovano tutti la salvezza dalla popolazione cristiana che li ospita nelle campagne dei comuni di Pitigliano, dei comuni vicini di Sorano, di Manciano, anche di Valentano e in questo ecco io sono direttamente coinvolto perché hanno tenuto la famiglia di ebrei anche i miei genitori e un'altra famiglia mia sì. Quindi c'è anche un poco della mia storia familiare in questa vicenda. Si sono salvati tutti. A Pitigliano, presso la sinagoga, c'è un elenco di ebrei pitiglianesi morti nei campi di concentramento, ma sono tutti ebrei catturati altrove, a Firenze, a Roma e da altre parti. Nessuno di quelli che rifluirono a Pitigliano fu catturato in nessun modo, tutti si salvarono e questo io credo che possa rimanere un po' un esempio per i tempi bui di oggi che speriamo si schiariscano al più presto. Grazie.
sono domande o interventi, bene si svolgano ora, o dove poi posso dare la parola conclusivamente a Anna Di Castro. Mi pare che tutti siano abbastanza soddisfatti, sono state esposizioni molto chiare, molto anche comprensibili, pur trattando temi così non facili da nessun punto di vista. Allora, il signore alza la mano. Ah, prego. Fino a quella che viene chiamata l'emancipazione, cioè la piena integrazione che arriva in realtà con l'unità d'Italia, anche se poi abbiamo parlato di un mondo che già prima a livello toscano emancipato. E gli ebrei conoscono, diciamo, la lingua ebraica perché frequentando in qualche modo la sinagoga e ricevendo un'educazione che era un'educazione che passava attraverso la comunità ebraica, cioè come dire, l'accesso alle scuole pubbliche arriva per gli ebrei in Italia solamente, diciamo, molto tardi, e la lingua ebraica era parte della, diciamo, dello studio, della formazione ebraica, ma questo a Pitigliano, come potrei dire anche a Siena, poi è qualcosa che si perde un po' nel corso del tempo. Lo vediamo molto bene nei cimiteri. I cimiteri ebraici in Italia, anche qui a Siena, purtroppo il cimitero in questo momento di Siena, per esempio, è poco accessibile per motivi, come dire, di come si trova questo campo, della situazione di questo campo dal punto di vista proprio così ambientale. Però le tombe ebraiche, le lapidi, diciamo, fino a tutto il Settecento, forse ancora i primi dell'Ottocento, noi le troviamo con degli epitaffi solo in ebraico. Poi via via, questo credo sia valido anche per Pitigliano, cominciano in ebraico e in italiano, e spesso poi alla fine l'ebraico rimane solo così una formula, una benedizione. Quindi c'è sicuramente quell'assimilazione, in parte una perdita di conoscenza. Devo dire che Pitigliano poi invece a metà dell'Ottocento, il libro anche lo racconta, ha una storia molto particolare perché si costituisce, come dire, una scuola, una deputazione, che si chiamava l'Istituto Consiglio, che diventa una delle vie, delle istituzioni vie forse più importanti di Pitigliano, no? Senz'altro. Ecco, e che tra l'altro, insomma, l'archivio di questa ente assistenziale ebraico importante, volto proprio all'educazione, l'archivio è conservato a Roma. Ci tengo tra l'altro un po' a sottolineare questa cosa: la fine della comunità ebraica di Pitigliano, cioè la comunità ebraica di Pitigliano cessa di esistere nel 1930 all'interno di quello che è una, diciamo, una storia che coinvolge molte altre comunità ebraiche in Italia, compresa quella di Siena, cioè molte comunità vennero soppresse giuridicamente da quella che allora si chiamava Unione delle Comunità Israelitiche Italiane. Le comunità si chiamano ebraiche dalla legge delle intese della fine degli anni Ottanta, prima si chiamavano israelite, e vengono soppresse per essere accorpate a comunità maggiori. È la storia di Siena e la storia di Pitigliano. Pitigliano viene, come dire, affiliata alla comunità di Livorno, e per esempio quella di Siena diventa nel 30 sezione della comunità ebraica di Firenze. Quindi la proprietà allora anche della sinagoga, no? e del cimitero. Poi ci sono state chiaramente le vicende che hanno portato con la guerra e con le leggi razziali prima, a un'ulteriore, come dire, partenza della popolazione ebraica pitiglianese, che però ha
aveva avuto appunto invece una grande espansione, cioè una grande espansione che si era, come dire, inserita perfettamente, come è stato ricordato, nella società locale, con la presenza di persone che avevano ricoperto uffici pubblici, e diciamo che poi la partenza era anche legata al fatto che con l'emancipazione del prelascio nei centri minori, no? Per le città più grandi. Ecco, se posso aggiungere una cosa, sicuramente i rabbini leggevano l'ebraico antico. Ne abbiamo una testimonianza con Flaminio Servi, che scalando delle rupi va nel cimitero di Vitigliano circa alla metà dell'Ottocento e ci dice che aveva letto alcune lapidi antiche e tra queste quella della moglie del famoso medico De Pomis, e quindi risaliva alla metà del Cinquecento, l'aveva letta e ce ne dà testimonianza, testimoniandoci perciò anche indirettamente che alla metà del Cinquecento a Vitigliano c'era un cimitero e che lì era stata sepolta la moglie del medico. E lui l'aveva letto, quindi si trattava di tre secoli prima. Un'ultima suggestione che mi era venuta, intanto il sottolineare, come ha ricordato anche Patrizia, quanto la storia degli ebrei in Italia si faccia molto attraverso le fonti conservate negli archivi diocesani, arcivescovili, è fondamentale, ma soprattutto parlando della storia di un teatro, non mi ricordo cosa avevate citato, di un teatro, mi è venuto in mente il bellissimo libro ormai di parecchi anni fa sul Saloncino di Siena, dove un intero capitolo di Amona, un intero capitolo è dedicato al teatro degli altri, il teatro degli ebrei, dove attraverso proprio delle fonti, se non correggetemi se sbaglio, signore archiviste, e attraverso fonti proprio dell'archivio arcivescovile di Siena, processi a sacerdoti che facevano dentro dentro affari fondati teatro dentro al ghetto di Siena. Per dire, io finirei ricordando qualcosa che dice tra l'altro il rabbino Disegni, che ha scritto una breve presentazione qui al libro, e che lui ci ricorda che la presenza degli ebrei in Italia è antichissima e distribuita in maniera capillare su amplissimi territori. Dopodiché le vicende storiche hanno appunto creato insediamenti che però poi sono stati soggetti a migrazioni, espulsioni, concentrazioni. Se noi guardiamo allo stato attuale della presenza ebraica in Italia, una presenza infinitesimale che non supera, credo, le 25.000 persone, che è il risultato da una parte, dice lui, di almeno due maggiori cause, l'urbanizzazione e la Shoah, io direi ce ne sono anche altre, però alla luce di tutto questo lui scrive, si rimane stupiti nell'apprendere dell'esistenza di nuclei ebraici posti in luoghi assolutamente periferici, cioè il libro qui di Biondi veramente ci porta dentro a luoghi, a paesini, uno ce n'è qualcuno che io non conoscevo, ok? Isolati, quindi, e soprattutto scomparsi anche dalla memoria di discendenti. Ed è proprio per questo motivo che ricerche come queste sono importanti. Cioè il tema della, permettetemi così un inciso, io faccio parte del consiglio della Fondazione per i Beni Culturali Ebraici in Italia, che ha, come dire, tra i propri, la propria mission proprio quella di, come dire, tutelare, diffondere un patrimonio che non è solo un patrimonio di luoghi, ma un patrimonio di, come dire, di beni anche immateriali, appunto biblioteche, archivi. Allora credo che ricerche come queste, tra l'altro portate avanti da chi il territorio lo vive da sempre, è suo, sono come dire, insomma, servono ad avvicinarci una storia che non è un'altra storia, come Biondi insomma ci ricorda bene. Quindi grazie. E grazie anche all'Accademia per questa, per essere, insomma, anche per aver confermato questo appuntamento, perché sono giorni in cui c'è chi disdice gli appuntamenti e chi
Se non ci sono ulteriori domande o interventi, sì, prego. Tra la comunità ebraica di Giuliano e quella di Bornese, perché per esempio a metà dell'Ottocento a Castellazzara si crea una società mineraria per il professore di Mercurio, la società dei Modigliani, che è gestita dai fratelli Modigliani, che sono appunto quelli bornesi, ma anche da un certo Sabun, che è un ebreo giuliano. Quindi c'è evidentemente un rapporto stretto tra queste comunità, certo. Quindi attività economiche a largo spettro, diciamo così, che riguardano guarda caso la comunità anche numerale. Ecco, lo sapere un pochino di questi legami. Ma ecco, il rapporto con gli ebrei di Livorno è ovviamente a lunga gittata, perché erano. Gli ebrei di Livorno avevano commercialmente rapporto con il porto di Livorno, perché poteva fornire merci particolari, o con quello di Civitavecchia nello Stato Pontificio. Però il rapporto con Livorno era anche sulla base di rapporti familiari con ebrei. Teniamo conto che Bisignano già nell'Ottocento si sì, un'espansione, ma non è una di migliaia di persone, il massimo a cui arriva sono 400, oltre 400, che sono per una popolazione di 3.800 abitanti, capite? Una percentuale altissima. Quindi però c'era anche un problema matrimoniale, quindi a volte si trovava la sposa in altre comunità. Quindi i rapporti erano di questo tipo, tant'è che il Sabun, che valorizza le miniere di mercurio della Miata per la prima volta, era imparentato con i Modigliani di Livorno e furono loro i primi a fornire anche i capitali per iniziare l'escavazione delle miniere sul Monte Miata. Quindi questo era un po' il rapporto che si creava. E oltretutto poi con Livorno ci sono state immigrazioni ed emigrazioni anche nei secoli successivi. Ci sono ebrei livornesi che chiedono di poter venire ad abitare a Bisignano con l'esonero dal segno. Livorno era anche punto di riferimento spesso per i privilegi che avevano gli ebrei. Anche per gli ebrei di Bisignano di ottenere gli stessi privilegi in forza di determinate parentele. Quindi c'è un rapporto variegato sotto questo profilo. Grazie. Le cose dite sarebbero anche. No. Non si può dire tutto. Una presentazione di un libro serve soprattutto a invitare a letto le cose, ovviamente. E abbiamo avuto molte suggestioni, molti elementi che incuriosiscono anche dal punto di vista puramente informativo, di cultura generale, diciamo, è sempre utile far circolare. Se dunque non ci sono ulteriori interventi, posso ringraziare coloro che hanno accolto il nostro invito, fare i migliori auguri per le ulteriori ricerche che saranno svolte, senz'altro, con la puntualità e la passione, due cose che si devono combinare insieme senza stravolgere l'una nell'altra, perché se no la storia diventa solo una rivendicazione. In questo caso siamo di fronte invece ad una storiografia estremamente serena, oggettiva, che restituisce anche pagine straordinarie di integrazione, che è sempre, senza ora fare il frivolino finale, perché si sa bene, i tempi hanno i mezzi e sensibilità anche, però rimane sempre l'obiettivo più alto possibile.
possibile, perché l'integrazione è qualcosa che accomuna nel lavoro, accomuna nell'insegnamento, accomuna ed è significativo in questi, come veniva detto dalla classe, che questi processi di integrazione si siano svolti in modo più corposo nelle comunità non grandi. Non è stata emanata una parolaccia che in questi giorni circola ed è nel lessico italiano, non era così frequente, geopolitica, ma sicuramente c'era anche questo elemento nel rilievo di Putigliano, la posizione di Putigliano come posizione di confine, di cerniera, tra l'altro. Purtroppo, ecco, ci viene subito in mente altre situazioni, meglio sospendere il discorso su questo, ma questa posizione di cerniera è di alta capacità anche di difesa, aveva sicuramente un potere di attrazione, un potere di uno stimolo e di collaborazione molto alto, perché spesse volte è la geografia a determinare la storia. Storia e geografia vanno insieme. Geostoria. Infatti, ragazzi, al liceo studiano sì, geostoria. No, però diciamo francamente, la geografia si oggi abbiamo abito, ma oggi, anche ieri l'avevamo abito, non i programmi scolastici, che in realtà la territorialità, la posizione geografica, le collocazioni dei luoghi hanno un'incidenza decisiva nei movimenti, nelle relazioni, nelle capacità di aggregazione e anche di integrazione, che è sempre ovviamente l'obiettivo più alto da raggiungere. Vi ringrazio ancora e ricordo. Possiamo dire una cosa? Posso? Sì, diamine. Dunque, sta per uscire anche il libro, si diceva stamattina con Anna, con Cinzia, abbiamo Cinzia Cardinali, un libro con gli atti del convegno sul ghetto di Siena, un convegno che ci fu nel 2021, tre giorni prima della chiusura totale per Covid, ed è soprattutto sul periodo del 600, del 6-700, no? Il ghetto viene esaminato da un punto di vista, insomma, per quegli anni là. E quindi forse potremo anche, certo, come accademico, mettiamo in calendario, senz'altro, mettere in calendario la presentazione, anche perché esce con il ministero. Con l'archivio di Stato. Le pubblicazioni degli archivi di Stato. Appunto. Bene, grazie.